I commissari governativi alla sanità calabrese hanno immediatamente disposto l'invio dei NAS all'ospedale di Locri per le doverose, urgenti indagini sulle condizioni della struttura a seguito del caso del paziente deceduto per arresto cardiaco, dopo essere stato trasferito con grave ritardo nel reparto di rianimazione dello stesso nosocomio, determinato dalla rottura di un ascensore. La vittima è Bruno Monteleone, 74enne di Ardore, che nella tarda mattinata di ieri ha avuto una crisi respiratoria. La nostra società sta cambiando molto velocemente ed un modo per rendersene conto è osservare come si sta trasformando il contesto dell'informazione che rappresenta lo specchio della nostra epoca, in grado quindi di descrivere fedelmente tendenze e caratteristiche. Tra il 2005 e il 2019 la diffusione dei quotidiani cartacei è diminuita notevolmente e tra i lettori della carta stampata la parte del leone la fanno gli over 50. Ogni giorno compro un cartaceo, un giornale da oltre 40 anni. I clienti miei sono clienti di una età piuttosto avanzata. Nella dieta mediatica dei calabresi degli ultimi anni a farla da padrone sono web e smart TV. È più pratico, ce l'ho sempre dietro. Cartaceo ormai obsoleto. Sono 50 gli ultimi migranti in ordine di tempo sbarcati sulle coste calabresi. Torre Melissa, pochi giorni fa, ha dimostrato ancora una volta il volto di una terra accogliente. Una regione che, in contrapposizione con quanto sta accadendo a livello nazionale, ha lanciato un segnale significativo. Anche di questo si è parlato a Soverato di fronte ad una platea di studenti attenti e interessati, analizzando i tanti aspetti dell'accoglienza e dell'integrazione prima e dopo il decreto sicurezza. Il decreto ha creato discussioni, ma discussioni non dialogo. Noi abbiamo bisogno di ritornare a dialogare perché abbiamo bisogno di ricominciare a parlarci di accoglienza e di integrazione come abbiamo fatto da anni.